Sul Mona Futsal le Academy L'Aquila si sono unite prima della partita al Palasport di Popoli per far passare un messaggio collettivo contro la guerra tra Russia e Ucraina. Stop War, in un piccolo striscione messo in mostra prima dell'inizio del match della quinta di ritorno del campionato di Serie C1, vinto dal Sulmona per 9-3. Biancorossi subito in vantaggio. Al secondo minuto Tomasi Conti apre per Ginnetti, che con il sinistro trafigge Cocciolone. Il raddoppio porta la firma di Dell'Andrea. Assist di tacco da parte di Junior. Dell'Andrea avanza e tira positivamente per il 2-0 dei sulmonesi. Si registra poi la reazione dell'Academy L'Aquila, che accorcia le distanze. Ospiti prima pericolosi con un tiro di Agrusti respinto da degli esposti. Gli aquilani recuperano palla con Scipione, che non perdona. Al tredicesimo, scambio tra Garcia ed Eliseo per il gol di quest'ultimo, che pareggia i conti, ma nel finale di tempo risale in cattedra la squadra di Fonte. Ginnetti apre per Gianzante, che batte Cocciolone. Due minuti dopo, altro gol dei Peligni. Al termine di una bella azione partita da Dell'Andrea, segue lo scambio con Gianzante e poi l'apertura di Dell'Andrea per Ginnetti, che realizza la doppietta che chiude il primo tempo sul 4-2. Nella ripresa il Sulmona Futsal incrementa il punteggio con Nunes Freire. Servito da Dell'Andrea, Nunes Freire avanza e trova l'attimo giusto per battere a rete. Si aprono le danze del secondo tempo. Al sesto minuto Dell'Andrea avanza fino a quando propone una palla d'oro a Junior, che non ha problemi a spedire rete. Due minuti dopo ancora Junior, il brasiliano questa volta trafigge Cocciolone direttamente su punizione. L'Academy L'Aquila accorcia, prima un tiro di Agrusti viene ribattuto da Gianzante e poi, dopo una conclusione da centrocampo di Eliseo, respinge degli esposti e raccoglie Fabiani per il terzo gol degli ospiti, ma nel finale sono i padroni di casa a dettare legge. Corner di Dell'Andrea, diagonale di De Vincentis e gol di Ediuri. Al trentesimo esatto si distingue il nuovo innesto del Sulmona, Ezio Romanelli, portiere proveniente dal calcio a 11 e alla sua prima partita ufficiale di calcio a 5. Romanelli fornisce a Junior la palla dell'ultimo sigillo del match. Il brasiliano si destreggia molto bene davanti al portiere e lo batte, firmando la tripletta di giornata che chiude i conti sul 9-3. Poi Junior corre ad abbracciare Romanelli per incoraggiarlo ad andare avanti sempre così in questa sua nuova avventura calcistica. Festeggia il Sulmona, che consolida la vetta della classifica a più 2 dallo Sport Center Celano, mentre l'Academy L'Aquila, nonostante il passo falso, si mantiene distante dalla zona play-out. Mister Perilli, cosa non ha funzionato oggi e quindi cosa c'è da aggiustare per terminare tranquillamente il vostro campionato? Ma oggi peccato, perché è stata una partita veramente giocata molto male. Complimenti agli avversari, che sono stati bravissimi. Noi venivamo da due ottime partite contro grandi squadre come Celano e Silvi, abbiamo perso e pareggiato. Mi aspettavo sicuramente una prestazione diversa oggi. Quindi sicuramente demerito nostro, ma grandi complimenti agli avversari. Mister Fonte si conferma il primato in classifica. L'allenatore dell'Aquila Perilli prima con noi ha parlato di demerito della sua squadra. È vero oppure oggi abbiamo visto un Sulmona che ha veramente meritato la vittoria? Io credo che oggi abbiamo giocato bene. Abbiamo giocato bene, anche se c'è stato l'inizio del primo tempo, abbiamo avuto qualche incertezza individuale, però poi nel complesso abbiamo giocato bene e abbiamo espresso un bel calcio a 5. Penso che le persone che sono venute oggi si siano divertite. Abbiamo giocato veramente bene, sono contento. Non ti sembra che forse si continuino comunque a prendere tanti gol? Ma ripeto, questo è un campo piccolo, cioè giocare in questo campo che è un 32-17 sono 534 metri quadri, giocare in un 40-20 sono 800 metri quadri,
la differenza di 266 metri quadri, che è l'equivalente di mezzo campo. E è facile prendere una ripartenza, una disattenzione, il campo è piccolo e quindi i gol li prendiamo per quel motivo principale, anche perché comunque noi non alleniamo mai la difesa, io non l'alleno, perché per me è importante fare un gol in più, non prenderne uno in meno. E in effetti oggi penso che abbiamo fatto delle belle combinazioni in zona 3 che mi hanno veramente, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché si sono messi a disposizione. Adesso entriamo in un periodo che è molto complicato, con partite infrasettimanali, e l'importante sarà gestire le forze. Oggi era interessante vincere, lo abbiamo fatto e abbiamo anche giocato bene, e di questo sono contento. Però adesso quello che ci aspetta sarà una bella lotta fino alla fine. Romanelli, oggi l'esordio con il Sulmona Futsal, abbiamo visto già un paio di belle cose, un paio di belle parate. Sì, ho deciso quest'anno di ritornare in porta e questo esordio mi è piaciuto, diciamo, è stato un bel esordio. E speriamo di continuare così e di allenarci e di fare sempre meglio. Noi ti diamo il benvenuto al Sulmona e cosa ti aspetti per le ultime partite di campionato, e se effettivamente questi primi tuoi giorni nello spogliatoio, se si sente quest'aria di primato ed eventualmente la voglia di vincere il campionato e andare in Serie B. Innanzitutto grazie per il benvenuto e sicuramente c'è molta, molta pressione, si sa che la prima è sempre quella che deve dimostrare di più e quella che deve mettere sempre quel qualcosa in più in mezzo al campo. Ci stiamo allenando bene, la squadra c'è, si sa che il campionato si vince quando c'è una squadra che prima di tutto si è compagni fuori dal campo, e la squadra questa c'è tutto, sotto tutti i punti di vista, e giocheremo partita per partita e speriamo di arrivare al risultato che vogliamo. È la tua prima esperienza nel calcio a 5, vero? Sì. È la mia prima esperienza. È la tua prima esperienza, perché vieni dal calcio a 11? Dove hai giocato l'ultima squadra? L'ultima squadra ero a Pacentro e facevo l'attaccante. Negli ultimi 5-6 anni ho fatto l'attaccante, anche all'Ovidiana ai tempi della terza categoria. E poi quest'anno ho deciso un po' di rivoluzionare di nuovo la cosa e di ritornare di nuovo in porta e cambiare praticamente totalmente sport. E mi sta piacendo, mi sto divertendo e continuiamo così. Abbiamo visto a inizio partita una bella immagine, le due squadre insieme contro la guerra. Te la senti di lanciare un messaggio sulla situazione drammatica in corso a livello internazionale geopolitico, e un messaggio anche del Sulmona Futsal? Assolutamente, sono cose, scene commoventi quello che ho visto in TV. Non entro nel merito della questione politica perché non credo di averne gli strumenti per poterlo fare. Quello che mi dispiace è per la povera gente, questo sì. Noi del Sulmona tutti abbiamo voluto lanciare questo messaggio di pace, perché la pace nel 2022 penso che sia l'unica forma di dialogo che ci possono essere fra i popoli.